Poldriez, My Sports App. Valore. C'è una dinamica difensiva diversa da parte del Lugano, quindi anche una gran mano per il portiere. E vedremo allora se questa sera si confermeranno tutte queste tendenze, perché sulla carta Cervenka. Dietro per Noro, un altro specialista, respinge Schlegel, lo trattiene, il tiro, adesso sì il palo, poi la rete di Cervenka. E non servirà il video review, ma era un palo netto. E Cervenka ancora una volta va a segnare il 14° gol stagionale. Sale a 48 punti, Roman Cervenka, 48 punti. In poche partite, mi verrebbe da dire, perché la 31esima appena iniziata. Tantissima pressione qua, tutti e tre giocatori pronti per un rebound. Cervenka alla media. Dati al cambio. Poi Morini, ottima pressione. Connolly. Canadese che si è affidato a Clock, che sfonda lì sulla sinistra nonostante due avversari. Poi mette dentro Connolly, il tiro, la traversa di Ben Connolly. Mamma mia. Esattamente dentro il gol, e gol, questo è gol, questo è assolutamente gol. Giocati 8:26, quindi torniamo indietro di ben due minuti. E... allora, io non ho visto Connolly dopo, ma ha continuato a giocare. Senza... penso anche per lui, era talmente incerto neanche della, lui della, ha fatto pressione. Di tiro, di come è entrata. E vedete Kemolar che rientra sul ghiaccio ed è rete per il Lugano, 1-1. E adesso nel caso appunto fa certe cose molto bene, molto furbo in quello che fa, anche le assi quando viene, spinge sempre al limite giusto per veramente scovolgere. Attenzione, scusami Andreas, in due però vuole valutare bene la situazione. Va a Arcobello, il tiro di Arcobello, chiude tutto la difesa del Rappi, anche Niffeler, e poi ancora Arcobello, il tiro, Melvin Niffeler. Adesso attenzione, 5 contro 4 che parte subito, continua la rete. 3 secondi e Rapperswil si riporta in vantaggio con Maxim Noro. Se tanto mi dà tanto, bisogna assolutamente evitare le penalità. Assolutamente, poi tutto Noro, sappiamo che sicuramente che quando tira, tira bombate, cannonate, l'ha dimostrato, nel senso è una fucilata. Un ingaggio chiaramente vinto, molto pulito da parte delle Rapi, non c'è tempo per andare contro questo disco. Alza questo disco che mette giù Maxim Noro, controllo pazzesco di Andrew Rowe, dietro la schiena e tiro, il palo dello statunitense. Da Granlund che non riesce a anticipare Schroeder, occhio perché arriva Albrecht, Albrecht, il tiro, Schlegel, cambia su Granlund che va a metterlo dentro. Clock. Müller, prova il tiro, rete, Marco Müller, cosa tira fuori il numero 10 bianconero, che va a segnare il gol del pareggio e sfrutta il power play. Do il passaggio meno, do il passaggio meno, do il passaggio meno, no tiro, e che tiro. La rete è pazzesca e il Lugano quindi va al pareggio. Qui in grafica vediamo l'esultanza, il gol Daniel Carr. E qui il presidente del Lugano Vicky Mattegazza con Lorenz, anche il nostro collega sullo sfondo Flavio Viglezio. Qui dice che c'è la deviazione di Caro, andiamo a rivedere. Forse sì. Alatalo, Connolly fa tutto da solo, poi Niffeler direttamente sul bastone di Alatalo, che non va al tiro, la conclusione di Arcobello. E ancora il tiro di Schroeder, ancora Schlegel, la parata. Cervenka, flip pass dentro, poi arriva la rete di Schroeder. Ma che azione, Cervenka, flip pass per Tyler Moy. Mamma mia, che precisione efficienza. Incredibile. Grandissima efficienza, perché effettivamente Cervenka non c'è niente da dire, un giocoliere che riesce a mettere questi passaggi davanti alla porta. Dove vuole lui, attraversa tutto lo slot per arrivare sul uomo dietro nascosto. Qua vediamo benissimo quanta difficoltà c'era per fare questo passaggio, persino in mezzo alle gambe al suo proprio compagno. Noro, Calvin Türkauf che mette dietro, il tiro, rete, in faccia, segna il 3-3, seconda rete consecutiva e il Lugano rientra ufficialmente in partita. Per Luca Fassini la decima rete in campionato. E viene ripagato per l'asta di prima. Esattamente, prima è andato vicinissimo il gol scheggiando la parte
lo attraversa vicino all'incrocio dei pali qua. Bravissimo Türkauf e chiaramente il Doncic challenge. Adesso parte il tiro ed è in area. Where is the puck now? It's shot already? Yeah. Okay. Go on. Come back. Difficile come è veramente decisione. Difficile. Attenzione perché danno un dispiacere a Lugano gli arbitri. Stefan Fonsenius, il finlandese, dice che solamente devi andare. Poi Albrecht viene bloccato. Müller, il backhand, big save di Niffeler. Lugano che fa tutto. Poi Andrew Rowe, tutto solo Hughes. Il tiro, Schlegel. Marco Bello che rischia un pochettino su Tyler Moy. Infatti arriva Andrew Rowe. Occhio a Cervenka, da lì, non sbaglia. E va a segnare. E questa volta la leggerezza del capitano del Lugano viene pagata carissimo dai bianconeri che alla quarta situazione di inferiorità subiscono il quarto gol. Eh sì, un'equazione matematica, power play più Cervenka uguale gol questa sera soprattutto. E tantissimo spazio con nero Connolly. Perde disco Connolly, Andrew Rowe, non va alla conclusione in porta, si appoggia al compagno, il tiro! Ed è veramente il sipario. La fine, di 30 punti in palio. Mentre qui si va. Alla fine ufficiale vince 5-2 il Rapperswil contro il Lugano. Lugano che si ripresenterà ancora una volta proprio qui in terra.